La più cordiale buona serata, siete collegati in diretta con il Pallaravizza di Pavia, riparte finalmente la stagione, primo atto la Supercoppa, girone B, Pavia che va a ospitare Piacenza, Pavia che quest'anno si presenta con un doppio sponsor, un doppio main sponsor, la Risoscotti punto edile Pavia di Pat Baldiraghi, trova come test importante, un test ad alto coefficiente di difficoltà, la Bacheri Piacenza, una delle squadre a detta degli addetti ai lavori maggiormente accreditate per un campionato top. Quattro conferme per la truppa piacentina e poi tanti acquisti importanti, pensiamo a Vico, pensiamo al nostro ex centro Sacchettini, pensiamo a Planezio, giocatori che sicuramente sono di alto profilo per la Serie B. 1:28 a partire, a dirigere le operazioni saranno i signori Berlingeri di Trezzano sul Naviglio e Di Pilato di Paderno Dugnano, ovviamente situazione assolutamente inedita con 200 spettatori presenti, tutti rigorosamente distanziati e con mascherine indossate. Noi stessi speriamo che la nostra voce giunga in maniera sufficiente, siamo costretti ovviamente a rispettare le indicazioni, quindi a tenere, indossare la mascherina per tutto il corso del match. Pavia che rispetto al roster completo non potrà disporre di Teo Fabi, che è stato colpito questa mattina da un leggero mal di gola, ovviamente per non rischiare in questa situazione di emergenza sanitaria, ovviamente si è preferito mantenere il giocatore tranquillo a casa. Gli organici a disposizione, due allenatori, Baldiraghi per Pavia, Federico Campanella per Piacenza, sono, partiamo dagli ospiti, Pedroni, Guerra, Perin, Vico, De Zardo, Planezio, Zumbel, Sacchettini, Birindelli, Udum. Per quanto riguarda invece la Risoscotti, punto edile Pavia, Barbieri, Piazza, Nasello, Dessì, Cremaschi, Donadoni, Rossi, Touré, Torgano e Luca Botteri. Andiamo a vedere le scelte degli allenatori, Baldiraghi partirà con Piazza, Touré, Torgano, Nasello e Capitan Lele Rossi, scelta invece del livornese Campanella, che era Perin nella posizione di playmaker, poi il gaucho Vico, il verticalissimo Udom nello spot di numero 5, quindi non parte l'ex di giornata, cioè Michael Sacchettini. Numero 4 giocherà Planezio, anzi numero 5 scusate, giocherà Duilio Birindelli, ex Ducale, capitano della squadra piacentina, quindi qualche differenza, quindi non parte De Zardo, uno degli under top del campionato. Tutto pronto, c'è sicuramente una emozione positiva essere di nuovo qui, anche se in queste situazioni di emergenza è importante davvero riuscire ad andare avanti. Salta due, partono Udom e Lele Rossi. La prima contesa è vinta da Lele Rossi, quindi la Risoscotti, punto edile Pavia, ha il primo possesso offensivo con Perin che va a marcare Piazza. Touré fuori dai blocchi, Vico che vuole andare forte in anticipo, ora c'è Rossi che prende posizione sulle tacche, gran ribaltamento di lato per la tripla aperta di Torgano che la manda a bersaglio, quindi sono primi tre punti con questo ottimo ribaltamento di Lele Rossi. Ora il grande anticipo di Nasello che va a partire il contropiede, l'extra pass e Piazza che va a appoggiare al cristallo, il 5-0 di partenza per la truppa di Pat Baldiraghi. Piazza che va subito molto aggressivo su Perin, il playmaker di Pordenone, noto per le ottime qualità difensive, ora passa dietro il blocco di Birindelli, Birindelli aperto, viene sfidato al tiro e va a realizzare il gaucho. Primi due per Duilio Birindelli, 5-2 dice il tabellone, bruciato il primo minuto di gioco qui in via Treves. Piazza un'idea di giocare il pick and roll con Rossi che ora si alza, va a bloccare, Piazza che si prende un tiro da tre punti che spaglia, scheggia il primo ferro e poi supera la struttura. Rimessa per Piacenza, Pavia che reduce da un campionato davvero ad alto coefficiente di difficoltà, è sicuramente stato utile per testare la truppa di Baldiraghi, comunque ha confermato esattamente come Piacenza, quattro giocatori, poi ha molti giocatori nuovi. Ora difesa di Pavia tende a essere molto aggressiva, Planezio che chiude il palleggio, fa ribaltare un pallone, un brutto pallone per Birindelli, Piazza è aggressivo sulla linea di passaggio, ora va in angolo da Touré, gioca ragionato, attacco schierato, Nasello che va ad attaccare Vico sulla percussione del lungo sanese, c'è il primo fallo speso dal numero 6 di Piacenza,
Ricco, giocatore di classe 86 di Santa Fe, molto esperto, giocatore che ha sforacchiato le retine di mezza Italia partendo nel 2004 dal Cimberio Borgomanero. Poi per lui esperienza davvero in tutto lo stivale dei canestri. Nasello in lunetta per il primo tiro libero, va a bersaglio Ferdinando Nasello. Due due per Nasello con i tifosi della tribunetta che, seppur in numero limitato, sono 24 presenti, cercano di farsi sentire, di scaldare l'ambiente. Il piccherò di Planezio, la penetrazione di Perin che torna fuori da Planezio, si va da Vico, marcato faccia a faccia da Touré, Piazza che prova ad andare aggressivo in anticipo, c'è il fallo per l'ex regista della Virtus Padova, è il primo fallo di squadra per la banda di Pat Baldiraghi. Rimessa in zona d'attacco per la Bacheri, 7-2 il vantaggio pavese, 2 minuti di gioco. Grindelli che riceve l'end off con Vico, il cambio difensivo, Vico è accoppiato a Piazza, viene ancora una volta sfidato al tiro da fuori Grindelli che sbaglia, rimbalzo controllato da Nasello. Interessanti le scelte difensive di Pavia. Rossi riceve molto fuori, il consegnato con Touré, poi va a bloccare per l'esterno di Angera. 13 secondi per chiudere il possesso, Touré che attacca deciso dal palleggio, altro ribaltamento di Rossi, molto buona la circolazione di palla di Pavia e sbaglia Torgano da 3 punti, ma Pavia tiene vivo. Ora però Birindelli strappa una palla dalle mani di Rossi, va fino in fondo Vico ad attaccare il ferro, subisce il contatto falloso di Marco Torgano. Baldiraghi comunque soddisfatto, la palla ha girato con ottimo ritmo ed è arrivato un buon tiro preso da Marco Torgano. In lunetta Sebastian Vico, 2 minuti e mezzo già andati in archivio in questo primo match di Supercoppa Centenario. Pavia inserita nel girone B insieme con Fiorenzuola e con Vigevano, oltre alle due squadre impegnate qui sul legno di Via Treves. Muove il fatturato offensivo di Piacenza Sebastian Vico. Sette-quattro il vantaggio di Pavia, quindi un possesso di margine per i bianco-blu che fanno debuttare la nuova maglia con la sponsorizzazione risoscotti.edile. Ricezione in punta di Rossi, attende l'uscita di Torgano, c'è il lungo i blocchi, l'uscita di Piazza, si va invece da Momo Touré che lavora dal palleggio, il cambio difensivo, buona difesa di Piacenza, Momo si prende il classico tiro in fadeaway, lo sbaglia, rimbalzo controllato da Udom, parte la transizione piacentina, Perin che senza timidezza va a sparare un tracciante che scolpisce la parità, la prima parità del match, 7 pari, 3 minuti esatti giocati, gran giocata di Perin. Ora però arriva la palla persa con Momo Touré che non controlla, Perin che finge di sparare nuovamente da 3 punti, invece affida pallone a Vico per un comodo appoggio, c'è il primo sorpasso, 7-9, giocati 6-45. Motore con palla alle mani, fuori da Nasello, c'è Rossi con posizione profonda, non viene servito. Piazza va da Torgano, Torgano con Udom che si stampa sul blocco, sbaglia, c'è un gran rimbalzo di Nasello, c'è il fallo di Birindelli. Fallo per il numero 20, Birindelli, 2 liberi per Nasello. Primo fallo per Birindelli, secondo fallo di squadra per la Bacheri. Altri due liberi per Nasello. Sbaglia il primo. Uno su due per Nasello, 3 punti per il giocatore senese. Ora c'è il tentativo di forzare un passaggio lob, c'è però la buona lettura difensiva di Momo Touré che va a intercettare e a recuperare palla, quindi Pavia che si gioca il possesso del potenziale vantaggio. Touré per Torgano, marcato da Udom. Piazza, Rossi che prende posizione sulle tacche, viene servito e c'è il fallo fischiato a Birindelli, anche se Perin si accusa del fallo. Ora cambio chiamato da Campanella, dentro l'ex pavese Michael Sacchettini per Duilio Birindelli in panchina con 2 falli. Rimessa in zona d'attacco per la Risoscotti, punto edile. Ricezione di Rossi che
attende l'uscita di Piazza, l'end off con Piazza, si va da Touré, Nasello che può giocarsi l'uno contro uno sulle tacche, va a dare un gran pallone a Nele Rossi che va a realizzare con il sottomano reverse, nuovo cambio di vantaggio, avanti Pavia 10-9, ora c'è una ottima difesa di Piazza che va a intercettare il pallone strappando le mani di Perin. Bruttarello il passaggio di Torgano che Pavia comunque controlla con Nasello, ora Pavia deve attaccare in metà campo, 14 secondi per chiudere il possesso, l'uscita forte di Sacchettini su Touré, c'è il fallo fischiato a Sacchettini. Campanella che si rivolge ai signori e i due fischietti lombardi dicendo lasciaci giocare, chiaramente Piacenza sta cercando di difendere con una grande aggressività. Rimessa Piazza ad occuparsene, va da Touré, c'è il taglio a sorpresa di Rossi che non viene servito, ora c'è invece il ricciolo di Torgano sul quale però c'è la difesa forte di Udom, Tonnara e palla 2. Possesso alternato, palla Becca di Piacenza. Giocatore di grande fisicità, Udom che ricordiamo a Firenze. Al secondo anno in maglia Piacenza c'è il minuto di sospensione chiamato da Pat Valdiraghi. Avanti risoscotti.edile 10-9, c'è in questo momento un minuto di sospensione, diamo un aggiornamento sui fatturati di Pavia, per Pavia sono 2 di Piazza, 3 di Nasello, 3 di Torgano, 2 di Lele Rossi, per quanto riguarda Piacenza sono 4 punti di Vico, 3 di Perin, 2 di Birindelli. Abbiamo improvvisato un collegamento in diretta, purtroppo non abbiamo assistenti, bisogna fare tutto, ingegnarci, quindi abbiamo dato un aggiornamento volante ai tifosi che ci seguono appunto causa contingentamento degli ingressi sulla nostra pagina Facebook. Possesso offensivo per Piacenza, sotto di uno, Vico marcato faccia a faccia da Touré, la finta dell'argentino va a realizzare un gran canestro da 2 punti, bravo lui, la difesa di Momo aveva concesso il minimo sindacale, nuovo cambio di vantaggio, avanti Bacheri 10-11, Touré per Nasello, Sacchettini che lo battezza ampiamente, sta molto staccato, ora c'è il cambio difensivo di Piacenza, vediamo sulla rotazione se c'è una lettura efficace per Pavia, c'è la tripla di Momo Touré che va però sul primo ferro, Rossi prova a tenere vivo, il rimbalzo controllato da Perin che spinge la transizione, si rinnova il duello tra Sebastian Vico e Momo Touré, Perin che attacca il ferro, c'è la difesa di Rossi, rimbalzo in attacco conquistato da Sacchettini, c'è il fallo fischiato a Marco Torgano, primo fallo per l'esterno di Segrate, anzi secondo fallo scusate per Torgano, e c'è il debutto nella partita di oggi di Alessio Dradoni. La ricezione di Vico, Touré che prova ad andare aggressivo, sta con lui, Vico che sbaglia, c'è però il rimbalzo lungo controllato in coabitazione da Sacchettini e Perin, quindi nuovo possesso per la Bacheri, la penetrazione di Perin che va a ribaltare il lato per il gran taglio lungo la linea di fondo di Vico che poi ributta fuori, c'è il tiro a 2 punti preso da Sacchettini, sappiamo mano morbidissima per il nostro ex centro, i primi 2 per lui, un possesso pieno di margine per gli ospiti, 4:08 da andare a bruciare in questo primo periodo, Donadoni che si muove con la palla in mano, Touré fuori dal blocco di Rossi, Sacchettini cerca di combattere per negare la posizione a Rossi, Nasello che si prende un tiro da fuori, lo sbaglia, rimbalzo controllato da Udom che ora fa partire direttamente la transizione e lo vediamo deciso ad andare al ferro, ci va in effetti e Donadoni costretto a spendere il suo primo fallo. Fallo di Alessio Donadoni.
tiri liberi per il Liam Pudon, cambi per Cricca Cienza, entra Ciumel ed esce Marco Perin. Fuori Perin, dentro Ciumel nella Baccheri. Due tiri liberi a disposizione di Liam Udom, che sbaglia il primo. 2-4 da due punti, 1 su 5 da 3 per Pavia, 4-6 da 2, 1-2 da 3 punti per la Baccheri. Lungo anche il secondo tiro libero, rimbalzo controllato da Touré. Nadoni parte in palleggio, poi va da piazza per lo sviluppo del gioco organizzato. Casello molto fuori, parte in palleggio, va fino in fondo, fa l'ottima, ottima cosa. Come sempre, grandi fondamentali, gran controllo del corpo per Nasello, ci sono 5 punti per Naso. Ed è uno di vantaggio per Piacenza con fallo in attacco fischiato a Michael Sacchettini. Primo fallo per il nostro ex. Ora altro cambio chiamato da Federico Campanella. Dentro Lorenzo De Zardo, va a prendere fiato Liam Udom. De Zardo classe 99, secondo anno a Piacenza, l'anno scorso una delle rivelazioni, uno degli under che maggiormente si è fatto vedere, si è messo in luce nel corso del campionato. Summer che prova ad andare aggressivo su piazza. Palla per Nasello, passato dietro la schiena per Momo, gran gioco a due fra Nasello e Touré. Sono 7 per Ferdinando Nasello, c'è il sorpasso 14-13, prova l'innesco interno per Sacchettini, Vico, c'è il tocco della difesa di casa, quindi rimessa in zona d'attacco per la Baccheri. Elastico molto stretto, si sta vedendo comunque una pallacanestro gradevole, considerando che manca comunque oltre un mese all'inizio del campionato. Ora Vico fa un canestro clamoroso, Momo che può attaccare in sovrannumero, subisce il contatto, arbitri che non fischiano nulla, poteva starci un fallo. Ora triplo in transizione di Planezio che va a realizzare, 4 di vantaggio per la Baccheri su questa situazione di mancato fischio a favore di Touré. Touré è andato per le terre, quindi Piacenza ha potuto attaccare in soprannumero, trovare la tripla con Planezio, giocatore che ha sicuramente nelle corde questa situazione. Ora Nasello che va a realizzare la tripla frontale dopo che la difesa di casa Baccheri era assolutamente collassata su Rossi, triplicato, quindi questa sarà una delle chiavi stagionali, la possibilità di Naso di migliorare percentuali dall'arco dei 6,75 per punire i battezzi delle difese avversarie. Un punto da recuperare per l'appunto edile, cambio chiamato da Baldiraghi, dentro Lollo Cremaschi per Lele Rossi. Dentro il classe 2000, nativo di Voghera, uno dei due golden boy locali. Due tiri liberi a disposizione di Sebastian Vico, sul quale ha speso il proprio primo fallo Momo Touré. Va a realizzare Vico, è il nono punto per il giocatore di Santa Fe, ultimo anno a metà fra Lucca e Torrenova. Realizza anche il secondo, cambio chiamato da Campanella, Vico va a prendersi un po' di riposo in panchina, torna Perin. Un possesso pieno di margine per la Baccheri. Touré, che si occupa delle operazioni di presa del gioco, supera la metà campo, va a prendersi il blocco di Cremaschi, va a attaccare il ferro, va a prendersi il fallo di Michael Sacchettini, secondo fallo per Sacchettini, anzi terzo fallo, scusate, di Michael Sacchettini, quindi cambio chiamato forzato per Federico Campanella, torna sul parquet Duilio Birendelli, che era uscito dopo due falli. Sacchettini si è speso generosamente in difesa, è andato a chiudere la corsia alla penetrazione di puro fisico, di pura forza di Momo Touré, è andato a spendere il terzo fallo. Momo in lunetta, corto, ed questo è una notizia, il primo tiro libero del
giocatore classe 92, cresciuto alla Robur Varese. Momo va a realizzare il secondo. Due lunghezze di margine per chi attacca. Sumbel va a chiamare il gioco, supera Piazza, va a prendersi un tiro molto forzato, non una grande scelta. Casello che prova a far partire la transizione pavese. Touré va a piazzare il blocco a Touré, Touré attacca, riapre in angolo per Nasello. Touré accoppiato difensivamente a Birindelli, gli spara la tripla in faccia e c'è il nuovo cambio di vantaggio, 21 per Riso Scotti, punto di Pavia, 20 per Bacca di Piacenza, con 4 in fila di Momo Touré. Ora l'alto basso di Planezio e Birindelli, fallo speso da Cremaschi. Minuto di sospensione, 1:23 al termine del primo quarto, avanti Riso Scotti, punto edile Pavia, 21-20, con tripla di Momo Touré che ha appena realizzato, 4 punti in fila per l'esterno di Angera, un tiro libero e poi appunto realizzazione da 3 punti. Piacenza ha avuto un massimo margine di 4 lunghezze, partita sicuramente godevole, partita gradevole e cadenze importanti, qualche problema a livello di situazione falli per i lunghi piacentini, 3 falli per Michael Sacchettini, 2 per Birindelli, per Pavia sono 2 falli di Marco Torgano, i fatturati individuali dicono 2 di Piazza, 10 di Nasello che ha messo una tripla, battezzato clamorosamente la difesa di Pavia, la difesa di Piacenza, scusate, che ha triplicato l'Ele Rossi, 4 per Momo Touré, 3 per Torgano, 2 per Capitan Rossi. Per quanto riguarda invece Piacenza sono 2 di Birindelli, 3 di Planessio, 3 anche per Perin, 10 di Sebastian Vico che ha realizzato una serie di canestri di puro talento malgrado la buona difesa di Touré, 2 per Sacchettini, in lunetta in questo momento Duilio Birindelli. ...1:23 da giocare in questo primo periodo di gioco, va a realizzare con un leggero aiuto del ferro l'ex giocatore di Vigevano, perfetta parità a quota 21, sbaglia la seconda conclusione, c'è però il rimbalzo d'attacco di De Zardo, palla nelle mani di Perin che va a penetrare, scarica un ottimo pallone a Birindelli che va a firmare il sorpasso, per la Piacenza che prova ad alzare la pressione difensiva. 21 per chi attacca, 23 per chi difende. Casello che va al ferro e sbaglia, un balzo controllato da Planezio, può partire la transizione di Piacenza. Piacenza che invece decide di attaccare ragionato, la penetrazione di Perin, l'uscita di Cremaschi, c'è il fallo sanzionato, il secondo fallo per il classe 2000 di Voghera. Due tiri liberi a disposizione di Sebastiano Perin, c'è un cambio chiamato dalla Bacca di Piacenza. Rientra Udon, va a prendere fiato Marco Planezio. Due tiri liberi a disposizione di Perin che va a realizzare il primo. Quarto punto per il playmaker, uno dei 4 confermati nella truppa di Federico Campanella. Un possesso pieno di vantaggio, sbaglia il secondo, rimbalzo controllato da Nasello che fa partire la transizione di Pavia. Apre per Piazza, aperto da 3 punti, va a realizzare Andrea Piazzo. Quinto punto per l'ex regista di Padova e perfetta parità a quota 24, partita che è vissuta sempre in elastico molto molto stretto. Udom ha un'idea di attaccare Cremaschi, va a tirare in controtempo, sbaglia, rimbalzo controllato da Piazza, 27 secondi, ovviamente Baldiraghi chiede un tiro, va a chiamare L, la chiamata offensiva in questo caso. Momo Touré, il palleggio prolungato, il blocco alto portato da Nasello, c'è il cambio difensivo, Touré marcato da De Zardo, classica soluzione di Touré cadendo all'indietro. Birindelli che però sul disturbo di Cremaschi non riesce a controllare il rimbalzo, 8 secondi e spicci per chiudere il possesso,
dentro le rossi per cercare di sfruttare le qualità offensive del lungo romano. Piazza a occuparsi della rimessa. Perfetta parità, quota 24. Piazza per la rimessa. Si cerca Rossi, arriva una brutta palla persa, arriva soprattutto la possibilità di andare al tiro. De Zardo però fa una pessima scelta, c'è la ottima posizione difensiva di Nasello che prende il fallo di sfondamento del classe 99. Ora vediamo se con 3 secondi e 59 centesimi Pavia riuscirà a costruire qualcosa di più plausibile. Palla a Piazza che supera metà campo, va a scagliare una preghiera che va vicino al canestro il regista di Pordenone. Perfetta parità a quota 24 in questo finale di primo quarto. Ovviamente noi andiamo a farvi un riepilogo e poi vi daremo appuntamento e cercheremo di darvi nel limite del possibile degli aggiornamenti in diretta. Primo quarto che si chiude con 2 punti di Piazza, anzi 5 di Piazza, 10 di Nasello, 4 di Touré, 3 per Torgano, 2 di Rossi. Per quanto riguarda la Bacca di Piacenza sono 5 di Birindelli, 3 di Planezio, 3 di Perin, 10 di Vico, 2 di Michael Sacchettini. Perché riuscire a fare ogni tanto un aggiornamento, filmare e aggiornare la pagina Facebook è cosa complicata, non sono francamente preparato. Tutto pronto a riprendere per il secondo quarto. Valdiraghi riparte da Piazza, Touré, Donadoni, minuti di campo come nello spot di numero 4 per Nicola Zessi e poi Lele Rossi. Piacenza risponde con Birindelli, con nuovo entrato Pedroni che andrà a giocare presumibilmente da play o da guardia, adesso vedremo. Rimane sul parquet De Zardo anche Perin, quindi Pedroni andrà a giocare nello spot di numero 2, quindi sarà lo schieramento piacentino. E Pavia che parte con il primo possesso, occuparsi Donadoni con i piedi a cavallo della riga di riga di metà campo. La ricezione di Piazza per Touré, si parla del sì marcato da De Zardo, fa le mani di Donadoni che attende l'arrivo di Piazza, il blocco alto di Rossi che poi va a rollare, ma c'è la buona uscita difensiva di Birindelli. 8 secondi per chiudere il possesso, ora si va da Rossi marcato che ha un vantaggio fisico, marcato da Udom, il semigancio del lungo romano che sbaglia, Donadoni che prova a tenere attivo il pallone, però è suo l'ultimo tocco, quindi è rimessa per Piacenza. ...4-8 da 2, 3-7 da 3 punti per quanto riguarda Pavia. Possesso nelle mani di Piacenza, c'è Pedroni marcato da Touré, ora il cambio difensivo. De Zardo abbinato a Touré. De Sì che si stampa sul blocco di Birindelli e concede la tripla a Peroni. Primi 3 punti per Pedroni e nuovo cambio di margine, avanti Piacenza 24-27... La ricezione di Touré che prende il blocco di Rossi. Touré che attacca forte, ma c'è il buon intervento di Perin che strappa le mani dalla nostra guardia e poi va a dare un ottimo pallone per il rimorchio di Udom. Minuto di sospensione immediato chiamato da Valdiraghi, al quale non è sicuramente piaciuto questo 5-0 in incipit di secondo periodo. Due possessi in cui Pavia non si è spaziata al meglio in attacco, ha fatto piuttosto fatica a circolare la palla. Piacenza è comunque una squadra che ha sicuramente profondità, fisicità ed energia per difendere sempre con grande intensità. È stato poi un errore piuttosto evidente sulla situazione di cambio difensivo, è stata concessa una tripla comoda con i piedi per terra a Pedroni che ha messo i suoi primi 3 punti.
44% complessivo per la Risoscotti.edile nel primo periodo, 62% invece per la Baccheri Piacenza. La differenza, ovviamente la parità, si spiega con la migliore percentuale da tre punti, Pavia tira 4-9 dall'arco dei 6-75 nei primi 10 minuti di gioco. Si riparte con, dopo il minuto di sospensione, con l'ingresso di Marco Torgano che va a occupare lo spot di numero 3, quindi quintetto super fisico per la Risoscotti con Alessio Donadoni schierato come numero 2. Ora c'è un ottimo gioco a 2 tra, anzi gioco a 3 tra Torgano, il ricciolo di piazza che dà un extra pass alle Rossi per l'appoggio del lungo di Cinecittà. Pavia che muove il fatturato offensivo in questo secondo periodo. 3 da recuperare per i ragazzi di Pat Baldiraghi, 26 per chi difende, 29 per chi attacca, 8:30 per andare all'intervallo lungo. Per il marcato da piazza, il cambio difensivo con Dessì, ora De Zardo, il consegnato per Pedroni che prova ad andare da De Zardo, c'è l'ottimo intervento difensivo per Donadoni che va a rubare un gran pallone, poi però violazione di passi fischiata all'ex giocatore di Olginate, quindi resta comunque la buona idea, la buona aggressività sulla linea di passaggio di Donadoni che ha recuperato un gran pallone. Rimessa in zona d'attacco per la Baccheri, il consegnato di Birindelli per Perin che ha una mezza idea di attaccare, c'è il buon rientro difensivo, la tripla di Birindelli che tira una mattonata terrificante al tabellone, ovviamente anche in questo caso chiara la scelta di Pavia. Donadoni che va fino in fondo, attacca deciso il ferro, c'è la stoppata di De Zardo, Baldiraghi vorrebbe qualcosa di più, non arriva nessun fischio, quindi stoppata buona di De Zardo su Donadoni, comunque aveva avuto una buona idea, quella di andare ad attaccare deciso il ferro. Prolungato ma con toni piuttosto rilassati il conciliavolo tra Pat Baldiraghi e i signori in grigio. Perina affida a Pedroni, palla nelle mani di Udom, l'uscita di Pedroni, c'è però il tentativo di attivare il collegamento con il pitturato, De Zardo non controlla ma c'è il tocco di Nicolas Dessì, quindi saranno 13 secondi per chiudere il possesso, ma sarà rimessa in zona d'attacco per la Baccheri. Se ne occupa Udom per Pedroni, fa saltare piazza, va a tirare da due punti, va a realizzare, ottimo impatto, 5 in fila per Pedroni e sono 5 anche i punti di vantaggio per la Baccheri, 26 per chi attacca, 31 per chi si difende, c'è il fallo ora fischiato a Perin che va molto molto aggressivo a cercare l'anticipo su Alessio Donadoni. Primo fallo di squadra in questo secondo periodo. Piazza ad occuparsi delle operazioni di ripresa dell'ostilità, la ricezione di Dessì che attende di land off con Donadoni, Torgano fuori dal blocco di Rossi, attacca deciso Donadoni, si apre Torgano, spara da due punti e va a realizzare Marco Torgano, sono 5 per l'ala di Segrate, 28 per chi si difende, 31 per chi attacca. De Zardo molto fuori, il passaggio per il taglio backdoor di Udom che fa un'ottima cosa, buona anche la lettura di De Zardo. 7 per andare all'intervallo, 5 di vantaggio per la Baccheri. L'uscita di Donadoni, va però forte su di lui Pedroni e nega la ricezione all'ex Olginate, si torna da piazza. Ancora Donadoni che vuole andare da Rossi. Rossi che riceve nel pitturato e va a realizzare. 6 per Lele Rossi che ovviamente è una polizza ad elevata affidabilità nel cuore dell'area, un vero e proprio manuale del pivot. Birindelli in una mezza idea, ora va in avvicinamento, Le Rossi gli sporca il pallone, palla che arriva a Perin che si prende una tripla senza ritmo, però è veramente bravo perché la va a realizzare. Due possessi pieni di vantaggio per la Baccheri, 30 Risoscotti.edile, 36 Baccheri Piacenza. La ricezione di Donadoni, 6:20 da giocare. Dessì va da Torgano, in angolo per piazza, si va da Rossi, Rossi che ovviamente è raddoppiato, scarica per piazza, piazza che deve punire, sbaglia, c'è però il rimbalzo offensivo di Torgano, piazza che fa saltare, penetra,
va a scaricare per Donadoni, tripla aperta per Donadoni che sbaglia anche questa. Rimbalzo controllato da De Zardo. 5 e 59 per andare all'intervallo lungo. La penetrazione di Perin, il tocco da dietro di Piazza che riesce a sporcargli il pallone. Pavia che deve cercare di alzare di un paio di tacche l'intensità difensiva. Doppio cambio chiamato da Baldiraghi dentro il Golden Boy Francesco Barbieri 2002 da Olimpia Voghera e Momo Touré. Escono Piazza e Alessio Donadoni. Sicuramente curiosità di vedere Francesco Barbieri, giocatore che nel precampionato, ora Udomo aveva palesemente messo il piede in campo sulla rimessa, arbitri che non fischiano e arriva la punizione perché arriva la tripla di Pedroni, quindi più 9 per la Bacari con Pedroni che ha avuto sicuramente un impatto sontuoso, 8 punti per il giocatore confermato dopo l'ottima annata d'esordio a Piacenza. Touré per si prende l'arresto e tiro a centro all'altezza della linea del tiro libero, lo sbaglia, rimbalzo controllato da Piacenza, c'è il fallo fischiato a Momo Touré. Esterni che stanno facendo tutta la differenza del mondo per quanto riguarda Piacenza, 8 punti di Pedroni che hanno veramente spaccato l'equilibrio che finora era stato molto molto pronunciato. La ricezione di De Zardo, palla alle mani di Vico che ribalta il lato, tripla aperta di De Zardo che va a realizzarla. Piacenza sta colpendo da 3 punti con cifre clamorose, sono 12 di vantaggio, 5-7 per Piacenza in arco, parziale poderoso per la truppa di Federico Campanella. Barbieri va da Torgano, si va da Touré, il taglio di Rossi, Momo che si prende il classico tiro in fadeaway, va a realizzare e chiude il parziale a vantaggio degli ospiti. 10 lunghezze di margine per Piacenza. Udon per De Zardo, prova a dar palla dentro a Sacchettini che intanto è tornato sul parquet, ora andrà invece palla Sacchettini, l'end-off con Vico, altro taglio lungo la linea di fondo di Udon e altro gran canestro. Grande lettura però di Sacchettini. 32 a 44, Rossi fuori per Torgano, c'è però il tocco di Vico, c'è rimessa in zona d'attacco per Pavia. 4 e 14, cambiano la decisione. C'è la rimessa per Piacenza. 4-14, Barbieri che prova a pressare, andare forte in difesa su Pedroni. Il cambio difensivo, ora De Zardo accoppiato a Barbieri, ovviamente va dentro. Buono però il contenimento di Barbieri, De Zardo merte corta la conclusione da 2 punti. Udo molto aggressivo su Torgano, la ricezione di Rossi che ribalta per Touré. Buono l'extra pass per Barbieri, corta però la tripla in angolo del playmaker vogherese. Udom riparte a tutta velocità, De Zardo va a attaccare Rossi, sbaglia, rimbalzo controllato dal capitano pavese. 32-44, Rossi che approfitta per dare un consiglio barra incoraggiamento al giovanissimo regista vogherese. Torgano per Touré, buona palla per Rossi che si spazia, poi va a tirare, sbaglia però Rossi, rimbalzo controllato da Piacenza. 3-19 da giocare, ora ancora una volta mismatch che De Zardo va a cercare di sfruttare lungo la linea di fondo, sono fallo speso da Barbieri, 2 tiri liberi per De Zardo.
Lezzardo sbaglia il balzo controllato da Rossi, 3 minuti per andare all'intervallo lungo, 32-45 con parziale di 8-20 in questo secondo periodo, in cui però infrazione di doppio palleggio fischiata a Touré, abbastanza misteriosa. E dicevamo appunto parziale di Piacenza che è arrivato a suon di triple, 4 triple scagliate dai piacentini, con Pedroni partito dalla panca e davvero in grado di garantire un impatto sontuoso. 8 punti per l'esterno di Campanella, e le soluzioni in arco hanno sicuramente fatto tutta la differenza del mondo. Pavia, ad onore del vero, in questo secondo periodo ha fatto più fatica in attacco. Piacenza è una squadra che ha sicuramente rotazioni importanti, ricordiamo che a Baldiraghi oggi manca Teo Fabi, un importante puntello sul perimetro. Ora è fischiato un fallo tecnico a Pat Baldiraghi, che non era sicuramente in sintonia con le ultime decisioni arbitrali, anche perché ci sono stati un paio di mancati fischi sui quali Piacenza ha punito in maniera molto cinica, mettendo canestri a 3 punti, che hanno contribuito a scavare questo secondo, il solco in questo secondo periodo. Lunetta per Sebastian Vico, va a realizzare il giocatore di Santa Fe. Possesso Piacenza, 32 per Pavia, 46 Piacenza, ultimi 3 giri di orologio. Barbieri che cerca di andare aggressivo sul numero 12, Zumbel, che ora viene... Terzo fallo di squadra per la Riso Scotti punto edile. Baldiraghi che ha rimesso in campo Ferdinando Nasello. Pavia che prova ad alzare la pressione. Palla nelle mani di Udom. Touré che va forte per cercare di negare la ricezione di Vico, che però riceve in questo momento e fa il classico movimento dopo palleggio. Sbaglia, rimbalzo controllato in coabitazione tra Nasello e le Capitan Rossi. Pavia che può ripartire, 2 e 28 da giocare in questo secondo periodo, la ricezione di Nasello, 14 secondi per chiudere il possesso, palla che adesso circola in maniera più farraginosa. Touré che chiude il palleggio, è costretto ad andare da Nasello, Pavia dovrà forzare. Nasello in avvicinamento, conclusione inventata, sbagliata, rimbalzo controllato da Piacenza, ora può distendersi in transizione. Vuole invece l'attacco ragionato. Zumbel con palla in mano, prolungato il palleggio, ora lo chiude, va a forzare, c'è il fallo fischiato a Barbieri. Ci poteva stare la violazione di passi. Arbitraggio piuttosto fiscale, piuttosto punitivo nei confronti del giovane pavese. Questa è una legge non scritta della pallacanestro. Fuori Barbieri, dentro Andrea Piazza. Barbieri che ha sicuramente pagato lo scotto della gioventù. Sbaglia il primo tiro libero, Zumbel. Ultimi 2 minuti di gioco, 32-46, 32-47, quindi arrivano a 15 il margine di vantaggio per la Bacche di Piacenza. Touré che supera la metà campo, marcato aggressivo da Sebastian Vico. Palla nelle mani di Nasello per Torgano, l'uscita di Piazza che prende il pick and roll centrale di Rossi, che ora va a prendere posizione sulle tacche, e arriva il fallo fischiato a Liam Udom. Per Udom è il primo fallo. Due solo i falli di squadra di Piacenza, e questo è un conto sicuramente che lascia qualche perplessità, visto che Piacenza è una squadra che sicuramente difende forte, mette le mani addosso. Palla per Piazza, aperto da 3 punti, il cambio difensivo marcato da Udom, c'è il contatto, non c'è il fallo. Momo Touré parte in palleggio, attacca Vico, scarica un buon pallone per Nasello, aperto da 3 punti, la finta di Nasello, il fallo sulla partenza del lungo toscano è di Marco Planezio. Per Planezio, primo fallo. Numero 10, Marco Planezio. Terzo di squadra per Terzo fallo di squadra per la Bacheri. Piazza per Touré. Per Marco Torgano. Touré che attacca il cambio difensivo. Va a prendersi di forza uno contro uno. Lo sbaglia.
e Le Rossi che prova a tenere vivo il pallone, Sacchettini che ributta fuori, palla controllata alla Pavia, Touré aperto in angolo, cortissima la tripla del classe 92, c'è su di lui però il contatto falloso di Liam Udom, secondo fallo per Udom e saranno tre tiri liberi per Momo Touré. Pronto il cambio per Federico Campanella, fuori Udom, dentro De Zardo. Pavia che ha la possibilità di muovere il fatturato offensivo, per la verità piuttosto esiguo in questo secondo periodo. 8-21 il parziale di questo secondo periodo. 1-16 da giocare, ma Baldiraghi sarà sicuramente insoddisfatto dei 47 punti incassati. Touré che va a realizzare con l'ausilio del primo ferro. Settimo punto per Momo, che va a quota 8, e ha ancora un libero a disposizione per cercare di accocciare la forbice. Sarebbe fondamentale riuscire a alzare l'intensità difensiva, recuperare qualche pallone, riuscire a trovare qualche buon tiro. 35 a 47, sono 12 da recuperare per la Riso Scotti.edile di Le Pavia. Piazza che va aggressivo su Zumbel, palla nelle mani di Vico che va da Planezio, Planezio che attacca Nasello, si prende un tiro dall'allontanamento e lo mette. Gran canestro per Planezio. 5 punti per l'ex lungo del Roburet Fides Varese. Touré per Rossi, il piazzato del lungo romano che va a realizzare. Rossi ha sicuramente questo tiro dalla media nel proprio arsenale. Zumbel in palleggio per De Zardo, fuori da Planezio, una mezza idea di attivare il collegamento con Sacchettini, poi palleggio, la virata di Planezio, il consegnato per Zumbel, 9 secondi per chiudere il possesso, Pavia aggressiva, Zumbel si prende una tripla, la sbaglia, rimbalzo controllato Nasello, buona difesa per la Riso Scotti che ora che può partire. C'è fallo evidente, non fischiato sull'Ele Rossi. E ora arriva la violazione di passi per il lungo romano, che ovviamente è stato chiuso, ma ci stava un contatto. 20 secondi per andare all'intervallo lungo. 37 Pavia, 49 Piacenza. Cambio chiamato dalla Bacheri, torna Perin. Ultimi 20 secondi con il regista titolare per Federico Campanella. Piazza che va forte a pressare il numero 5. Cambio difensivo, ora fallo di Le Rossi, lontano dalla palla sul tentativo di Sacchettini di prendere posizione profonda all'interno del pitturato. Due tiri liberi a disposizione di Michael Sacchettini, quindi di allargare il fatturato, che è stato sicuramente eccessivo per i gusti di Baldiraghi. 51 punti potenziali non sono assolutamente accettabili, anche se va detto sicuramente che il talento dei giocatori di Piacenza ha fatto tutta la differenza del mondo, perché in molte situazioni i tiri sono stati tiri comunque contestati. 1-2 per Michael Sacchettini, palla Pavia, ultimi 10 secondi per arrivare all'intervallo lungo. Momo Touré con la palla fra le mani, andrà ad attaccare di forza, prova a prendersi un contatto, arbitri che non lo premiano, rimane vagante il pallone, un secondo, Nasello prova ad iniziare una preghiera, si chiude qui. Pavia chiude sotto di 13, 37 a 50 all'intervallo. Riepiloghiamo i fatturati individuali, il secondo parziale si chiude con un penalizzante per Pavia, 13 a 26. Sono 5 di Piazza, 10 di Nasello, 9 di Touré, 5 di Torgano, 8 di Rossi per quanto riguarda la punto edile Pavia. Per quanto riguarda la Bacheri sono 7 di Perin, 3 di Sacchettini, 4 di De Zardo, 11 di Vico, 5 di Planezio, 8 di Petroni, 1 di Zumbel, 5 di Birindelli, 6 di Udom. Ci sentiamo nel terzo quarto. Di nuovo in collegamento con il Paravizza di Pavia, 37-50, 37
Rizzo Scotti, punto edile Pavia, 50 Bacheri Piacenza, il parziale a metà gara. Bacheri Piacenza che ha strappato nei primi 5 minuti di questo secondo periodo, 6-18 lo score impietoso, sicuramente grande impatto dalla panchina per Pedroni, 8 punti e lo abbiamo sottolineato, Piacenza ha mantenuto anche in questo secondo periodo cifre davvero notevoli dal campo. Piacenza sta tirando con il 63% dal campo, in particolare con 58% da due punti, quindi mentre Pavia ha chiaramente evidentemente calato le proprie percentuali di realizzazione. Pavia viaggia con il 39% complessivo dal campo, 4-6 per Piacenza da tre punti in questo secondo periodo, tutto pronto per ripartire. Aldiraghi riparte da Piazza Touré, Donadoni, Nasello, Rossi, la scelta invece di Campanella è Perin, Udon, Planezio, Birindelli, De Zardo. Tutto pronto, vediamo se ci sarà subito una reazione d'orgoglio per i padroni di casa per provare a riportarsi rapidamente in partita. Planezio fuori, marcato Nasello, un palleggio, si butta dentro, scarica per Birindelli, l'end off con Perin che dà palla, infrazione abbastanza evidente, la violazione di passi, non sanzionata Birindelli, c'è il fallo fischiato a Donadoni. Ci saranno due tiri liberi per due Birindelli. Due tiri liberi a disposizione di Birindelli. Anzi no, a fondo, rimessa dal fondo. Chiaro, Sebaldiraghi proverà anche qualcosina di nuovo in difesa, Pavia che ancora in fase di preparazione non ha lavorato su moltissime situazioni tattiche. Birindelli che riceve, palla per Udom, in traffico non controlla, recupero delle rosse, ora vediamo se Pavia mostrerà la faccia cattiva. Donadoni, una mezza finta, rinuncia ad andare al tiro, si ragiona, Donadoni aperto in angolo, Nasello vuole andare sotto da Rossi, ci va in questo momento e ci arriva la palla persa. Un po' forzata la giocata di Nasello in questa situazione, avrei potuto cambiare lato. 37-50, quindi a vuoto i primi due attacchi, tifosi che provano a far sentire, la ricezione di Udon per De Zardo, cambio difensivo, Planezio fuori, Nasello va a intercettare, a recuperare, può andare a chiudere il contropiede primario, va a attaccare il ferro, sbaglia e rimbalzo è controllato da Piacenza. Contatti che ovviamente non vengono sanzionati. Badiraghi che guarda torvo il signore in grigio. Udo mette palla per terra, attacca Touré, poi torna da Planezio. Planezio che chiama il blocco di Udo, poi invece prende quello di Birindelli, cambio difensivo marcato da Rossi, Planezio può batterlo, gli tira in faccia e questa volta sbaglia. A rimbalzo c'è la spinta evidente di De Zardo su Piazza. De Zardo che accusa Piazza di aver fatto scena. Ma la spinta c'è stata. Può riprendere con Piacenza che va aggressiva, costringe alla ricezione Donadoni che sarà obbligato a passare la metà campo, la supera in questo momento, pugno la chiamata dell'esterno ex Olginate, Udo molto molto aggressivo su Touré, Touré si prende la soluzione, arresto e tiro dal palleggio, la sbaglia, rimbalzo controllato da Planezio, c'è Lele Rossi che è rimasto a terra, tutto bene fortunatamente per il lungo romano. Preso un colpo all'altezza del costato. Va a prendere fiato in panchina, entra De Sì. Rimessa Piacenza.
De Zardo, il consegnato per Perin. Piazza che può prova ad andare aggressivo, va vicino all'intercetto. Perin che dà un'ottima palla a Birindelli, raddoppiato. Birindelli che va a scaricare, a premiare il taglio di De Zardo. Fallo fischiato a Donadoni, quindi due tiri liberi per De Zardo. De Zardo in lunetta sbaglia la prima conclusione a cronometro fermo. Punteggio che dopo quasi due minuti di gioco è ancora inchiodato. De Zardo che va a muovere il fatturato piacentino, 37-51. Riso Scotti in attacco, Donadoni per prendere il blocco di Dessì. Donadoni che va dentro, chiude il palleggio, va in angolo da Piazza, il passaggio di tocco per Nasello, si torna da Donadoni, ma Fabiano non ha costruito nessun vantaggio. Donadoni sarà costretto a forzare, forza un pallone interno per Dessì che non ci stava, Panezio che va a recuperare. Piazza aggressivo ancora una volta, va vicino all'intercetto, Birindelli mette palla per terra, attacca Nasello, va da De Zardo e c'è il fallo fischiato a Donadoni. Fallo antisportivo a Donadoni addirittura. Fallo fischiato Alessio Donadoni, fallo antisportivo. Interpretazione francamente bizzarra dei due fischietti. Niente antisportivo. Chiarito il piccolo giallo, quindi una trattenuta di Donadoni, quarto fallo per Alessio Donadoni. Rimessa per De Zardo, l'uscita di Udom. Perin, il cambio difensivo marcato da Dessì, gli spara la tripla in faccia, la sbaglia, rimbalzo controllato da Nasello. Riparte Pavia che cerca il gioco in velocità, buon innesco per Donadoni che attacca deciso il ferro ed è il terzo fallo di Birindelli. E per par condicio i tifosi pavesi chiederebbero l'antisportivo in questo caso, ma in realtà Donadoni va a realizzare il primo, quindi muove il fatturato offensivo di Pavia in questo terzo periodo. 38-51. 39-51, solo rete per Donadoni, primi due per l'ex giocatore di Olginate, il esterno Brianzolo. Piazza su De Zardo, prende il blocco di Planezio che esce, spara da tre punti, va a sbagliare. Dessì che buon taglia fuori per evitare il rimbalzo d'attacco a Birindelli. Palla nelle mani di Alessandro Piazza, Nasello va da Touré, prende il blocco di Naso, torna da Donadoni che va da Naso, che si gioca uno contro uno sulle tacche, gran lavoro sul perno e va a realizzare di mano sinistra Nasello. C'è il minuto di sospensione chiesto da Federico Campanella, con Pavia che pian pianino prova a fare la formichina. 10 lunghezze da recuperare, 41-51. Dodici per Nasello, sono 5 di Piazza, 12 di Nasello, 9 per Touré, 2 di Donadoni, 5 di Torgano, 8 di Rossi. Per quanto riguarda la Riso Scotti.e di Le Pavia, Bacche di Piacenza invece sono 7 di Perin, 6 di Udom, 5 di De Zardo, 5 di Birindelli, 5 di Planezio, 8 di Pedroni, 1 di Zumbel, 11 di Vico, 3 per Michael Sacchettini. Thank you.
Baldiraghi che rimane con gli uomini con cui ha terminato. Nessun cambio anche per Federico Campanella, che può allungare a tutto campo la propria difesa. Gran pressione di Piazza su Perin. Perin che supera metà campo con qualche difficoltà. Cambio difensivo, Nasello su Udom. Udom che prova a dar palla dentro. Si va invece da Birindelli che prova a attivare De Zardo. 3 secondi. Palla che ha tardato ad arrivare nel pitturato. Cambio per Campanella. Fuori Birindelli, torna sul parquet Michael Sacchettini. Rotazione davvero di extra lusso per quanto riguarda il comparto lunghi per il tecnico toscano. Potersi permettere Birindelli dalla panca è sicuramente tanta roba in un campionato come la Serie B. Piazza prende il blocco di Nasello, va ad attaccare il ferro, scarica un gran pallone a Nasello che sbaglia però un canestro fatto dopo il rimorchio. Riparte Udom, Dessì intercetta un buon pallone, Pavia sembra più reattiva in difesa. Momo spinge, va per Donadoni che rifiuta il tiro e ora Pavia attaccherà in metà campo. Chiaro che sarebbe necessario trovare qualche tiro ad alta percentuale evitando di far schierare la difesa piacentina che ha sicuramente esperienza, chili, centimetri. Donadoni senza ritmo prende un tiro a 3 punti, lo sbaglia. Rimbalzo controllato da De Zardo, sempre 10, quindi Pavia che ha fallito per il momento il tentativo di ridurre la forbice. Ora Sacchettini prende una gran linea di fondo e va a realizzare un canestro facile. 12 di margine per Piacenza, sono 5 per Michael Sacchettini. Touré per Nasello, ribalta al lato per Donadoni che attacca il ferro, la finta che batte De Zardo e va a realizzare. Donadoni deve sicuramente essere più deciso. 4 punto per l'esterno di Lesmo. Si entra negli ultimi 5 giri di orologio. Piazza che va molto aggressivo e va a commettere fallo. Secondo fallo per Andrea Piazza. Cambio chiamato da Baldiraghi, riposo per Momo Touré, dentro Marco Torgano. Doppio cambio per Campanella, fuori De Zardo e Perin, dentro Zumbel e Sebastian Vico. Conciliabolo, Pavia non è ancora in bonus, quindi non si tira. Ricezione di Sebastian Vico, il cambio difensivo, De Sista con lui. L'alto basso di Vico per Sacchettini, c'è il furto di Piazza che va a recuperare un gran pallone. Pavia che può attaccare per ridurre la forbice. Torgano, cortissima la tripla di Torgano, comunque tiro ben preso, è davvero un inedito. Di solito il pistolero da lì punisce senza pietà, ma questa sera non è gran serata. C'è il recupero difensivo di Nasello, arbitri che lo penalizzano, fallo fischiato al lungo toscano. Fallo Pavia il numero 7 per il Nasello, secondo personale. Una critica di Marco Polizzi. Planezio che manda a bersaglio la soluzione in lunetta. 4:45 da giocare in questo terzo periodo. 11 di vantaggio per la Bacca di Piacenza, 43-54, si è segnato molto poco in questo terzo periodo. Pavia ha sicuramente cercato di dare maggiore intensità alla propria difesa, ma in attacco continua a fare molta molta fatica. Madoni chiude il palleggio, va da Dessì. Torgano che attende l'uscita di Piazza, su di lui va Xumbel, contatto non fischiato, Piazza si prende una soluzione in arresto e tiro dal palleggio e va a realizzarla. 7° punto per il regista di Pordenone. 10 da recuperare per la Risoscotti.edile. Vico marcato la Piazza, l'uscita di Xumbel che senza pensarci spara 3 punti, lunga, ma rimbalzo lungo controllato da Michael Sacchettini, quindi possesso addizionale per la Bacheri. Vico il
crossover, attacca De Sì, scarica in angolo da Zumbel che ci riprova, sbaglia anche in questo caso, rimbalzo lungo toccato da Torgano e altro possesso per Piacenza, palla controllata da Vico, 11 secondi per andare al tiro, la penetrazione di Vico, il tentativo di innesco per Sacchettini, infrazione di 3 secondi che viene sanzionata al lungo di Borgo Manero. Per Pavia torna sul parquet Lele Rossi, va a prendere fiato Nasello che sicuramente è il polo offensivo più affidabile per Pat Valdiraghi in questa serata, 12 per Nasello. 10 da recuperare per Pavia che torna in attacco, 3:47 per arrivare alla boa di tre quarti partita. Piazza che lavora in palleggio, Rossi che va a prendere posizione sulle tacche, la penetrazione di Piazza, il passaggio per De Sì, Piazza che penetra, crea gioco per Donadoni, una finta, subisce il contatto falloso di Sebastian Vico, quarto fallo di squadra per la Baccheri. Messa in zona d'attacco, c'è cambio chiamato da Federico Campanella, fuori Planezio, dentro De Zardo. Ricordiamo sempre che a Valdiraghi oggi manca una rotazione, un elemento importante come Teo Fabi, sarebbe stato importante anche con le sue qualità di tiratore in arco in una serata di non grande ispirazione per l'attacco pavese. La tripla di De Sì sbagliata, buona determinazione di Torgano, rimbalzo d'attacco, c'è un possesso addizionale a disposizione dei lupi di Pat Valdiraghi, il palleggio di Piazza che lavora, crea un tiro per De Sì che ci riprova a tre punti, corta anche in questo caso, ma si ripete la situazione con Torgano che va a rimbalzo d'attacco, va a realizzare. Settimo punto per l'ala di Segrate. Sono 9 da recuperare per Pavia, sono 3 i minuti che restano sul cronometro. Palavizza che prova a farsi sentire per cercare di stimolare la truppa di Pat Valdiraghi. Zumbel dentro per Vico che va a giocarsi un po' sbasso, palla persa. Ultimo tocco però per la difesa di Pavia. Anche in questo caso ci poteva stare qualcosina. Torna in campo Pedroni, dopo una lunga sosta in panca, Pedroni che ha letteralmente spaccato il match con 8 punti express partendo dalla panca nel secondo periodo. 7 secondi per chiudere il possesso per la Baccheri. Pedroni alla rimessa, buona difesa di Pavia e c'è 5 secondi, la violazione di 5 secondi. Pavia che sta provando a produrre il massimo dello sforzo difensivo per rimettere la testa nella partita. 2:50 da giocare. 47 chi attacca, 55 chi difende. Altro cambio chiamato da Campanella, fuori Sacchettini, dentro Duilio Birindelli. Andrea Piazza a superare la metà campo, possesso offensivo. De Sì fuori, prova ad andare dentro da Donadoni, si gioca una situazione di post basso, scarica per Rossi, l'extra pass per Piazza che attende la posizione del lungo, Piazza che penetra, si prende una soluzione, resto tiro, gran canestro di Andrea Piazza che sta guidando la rimonta dei suoi con grande intensità difensiva e un paio di ottime soluzioni, soluzioni di qualità dal palleggio. Sono 2 i possessi di vantaggio per Piacenza. Vico marcato la Piazza che va molto vicino ad un anticipo, Vico spara 3 punti e punisce. Gran canestro del uomo di Santa Fe, tripla davvero pesante come un macigno, dopo che Piazza è andato molto molto vicino all'anticipo. Colpo per De Sì che va a sedersi in panchina, torna a Nasello. La differenza Piacenza l'ha fatta in tutte queste cose, nel secondo quarto, nel momento in cui è arrivato il break, Pavia si è innervosita su un paio di mancate chiamate, Piacenza è stata davvero chirurgica a colpire con Pedroni, con i tagli lungo la linea di fondo di Udom e a costruire un margine di vantaggio davvero interessante. Cronometro dei 24 secondi che deve essere tutto pronto per ripartire. Torgano per Donadoni, Donadoni che parte in palleggio per Nasello che prende il pick and roll centrale con Rossi, l'end off con Piazza, 1:52,
7 secondi per chiudere. Nasello sarà costretto a lavorare sulle tacche, fa una gran cosa sul perno e va a realizzare Ferdinando Nasello. 49-51-58, 7 da recuperare per Pavia. Palla alle mani di Vico, marcato da Piazza, pronto a tornare sul campo motore. Il tentativo di innesco interno, palla toccata, Birindelli tiro da due punti, appoggiato al cristallo, canestro di grande importanza anche in questo caso per il gringo a disposizione di Piacenza. 9 da recuperare per la risoscotti.edile. Buono il taglio di Nasello che va a cambiare lato, a scaricare un pallone però difficilmente controllabile per Torgano, arriva la palla persa nel momento meno indicato. Cambio per Campanella, fuori Xumbel, dentro Perin. Fuori Donadoni, rientra Moture. 51-60, quindi tre possessi pieni di margine per gli ospiti che continuano a guidare. Palla nelle mani di Pedroni per Vico. Vico che attacca Piazza, Rossi esce e Vico gli fa un gran canestro in faccia, davvero 5 punti da fuori classe. 16esimo punto per il giocatore argentino che sta facendo la differenza in questo terzo periodo. Palla complicata per Nasello, arriva la seconda palla persa per Pavia nel momento in cui invece Pavia non avrebbe dovuto davvero regalare nulla. 51-62, 11 di margine per la Bacheri che sta davvero punendo in maniera chirurgica ogni tipo di approssimazione pavese. Chiude il palleggio Vico, va da De Zardo che torna dentro a sfruttare il mismatch di Birindelli. Birindelli va fuori da De Zardo, c'è il fallo fischiato a Nasello. Per Naso è il secondo fallo, saranno tiri liberi a disposizione di Pedroni. Possibilità di allargare il gap a cronometro fermo per la Bacheri. Pedroni che va a realizzare, 63-51. ...24 secondi per chiudere il terzo periodo, sbaglia la seconda conclusione a cronometro fermo. 19 secondi per attaccare. Piacenza che ha ancora un fallo da spendere, vediamo se tatticamente decideranno di spenderlo in questo momento. Pure prende il blocco di Rossi, due finte, va dentro di forza, va fino in fondo, va a realizzare Mamuture. Classica situazione di percussione, 11 per Momo, 53-63. Si chiude il terzo periodo, sempre 10, aveva dato qualche segnale di ripresa, ma in questo terzo periodo davvero è salito, si è preso il palcoscenico Sebastian Vico che ha messo 5 punti di capitale importanza per stoppare ogni progetto di rientro pavese. Diamo un'occhiata alle cifre individuali, 9 di Piazza, 8 di Rossi, 7 di Torgano, 11 di Touré, 14 di Nasello per quanto riguarda Pavia, 4 di Donadoni, scusate, in casa Bacheri, 16 di Vico, ripeto, 5 punti davvero di platino in questo terzo periodo, 9 di Pedroni, 7 di Perin, 7 anche per Birindelli, 5 di De Zardo, 6 di Udom, 7 di Planezio, 1 punto per Zumbel, 5 di Sacchettini, quindi estremamente distribuito il fatturato degli uomini di Federico Campanella. Rimane comunque una sostanziale distanza, Pavia viaggia dal campo con il 43%, 58%, quindi è rimasta davvero a ottimi livelli la percentuale realizzativa degli ospiti. 4-15 da tre punti per Pavia, abbiamo visto in particolare una tripla addirittura corta che non ha preso il ferro da parte di Marco Torgano, dimostrazione che sicuramente nel tiro da fuori Pavia ha faticato. Abbiamo sottolineato a più riprese la mancanza di Teofabi,
giocatore che ha nel tiro a tre punti una delle principali caratteristiche. 10 da recuperare, vediamo se Pavia riuscirà nel tentativo di rimettersi in partita. Ci è andata vicina nel terzo periodo, poi Vico e due palle perse in fila hanno stoppato il tentativo di rimessa, il tentativo di rientro da parte dei Baldo Boys. Casello a occuparsi delle operazioni di rimessa, palla nelle mani di Piazza, marcato da Pedroni. L'uscita di Momo Touré, marcato invece da Perin. Si va da Nasello per Torgano. Touré, quarto di campo, possibilità di attaccare. Una finta, va dentro su Sacchettini, va a trovare il fallo di De Zardo. Touré molto bravo a galleggiare in area fino a prendersi il contatto. Quindi due tiri liberi a disposizione della Play Guardia del 1992 per portare il gap al di sotto della decina. A realizzare Touré, sono 12 per l'uomo d'acciaio, diventano 13 e diventano 8 le lunghezze da recuperare per Pavia. Touré che prova ad alzare la pressione, Perin lo batte, va a prendersi una soluzione che sicuramente non farà felice Campanella, visto che non ha minimamente giocato con i compagni ma ha forzato la situazione. Nasello in angolo, ha un mismatch fisico, va a prendersi una linea di fondo, prova a scaricare per Rossi che però non controlla. Piacenza che può ripartire, va per il contropiede primario. De Zardo che appoggia al cristallo, sono nuovamente 10 di margine per la Bakery. Pavia che ovviamente, se vuole provare a rientrare, non può sprecare nulla in attacco. 55 che attacca, 65 che difende. Bruciato il primo minuto di gioco in questo ultimo periodo. Piazza che va da Torgano, 7 secondi, Pavia ha costruito poco. Torgano costretto a prendersi una soluzione dal palleggio, la sbaglia, rimbalzo solo maglie bianco-rosse ospiti. Perin prende il blocco centrale da Sacchettini, poi prova a dargli il pallone dentro. Clamoroso il mismatch con Nasello che si aggrappa alle spalle del compagno, quindi fallo fischiato a Nasello, è il terzo per Naso. Rimessa in zona d'attacco per la Bakery. Pedroni che esce dal blocco di Sacchettini e riceve, una mezza idea di andare da Vico in post basso, invece va a forzare Perin sperando in un contatto. Arbitri che non premiano la forzatura del playmaker ospite. Buona ancora una volta la difesa di Andrea Piazza, che sicuramente da quel punto di vista è stato il lupo più convincente. Momo Touré, Torgano fuori dal blocco di Rossi, il pick di Rossi che non viene servito, viene servito adesso in una situazione di vantaggio, e c'è il fallo fischiato a Pedroni che ovviamente ha cercato di aggrapparsi alle braccia di Rossi per negargli la ricezione. Secondo fallo per Pedroni. Rimessa in zona d'attacco per Pavia. Per Touré, il consegnato di Rossi a Piazza. Rossi marcato da Sacchettini, fuori per Torgano. Rossi che va a piazzare il blocco per Piazza, 3 secondi, costretto a forzare a 3 punti, sbaglia, rimbalzo lungo però controllato da Touré. Quindi Pavia che ha un extra possesso, va ora da Rossi, marcato da De Zardo, ribaltamento, tripla aperta per Toghi, importante, va a realizzare Torgano sull'ottimo ribaltamento di Rossi. 58 a 65, 7 da recuperare per Pavia sulla tripla del pistolero Marco Torgano, che arriva in doppia cifra, 10 per l'ala ex Desio. Perin che attacca il cambio difensivo, fallo speso dall'Ele Rossi. Per il capitano Pavesi è il secondo personale. Il secondo fallo. A mio Piacenza esce Vico e entra Marco Planezio. Fuori Vico, dentro Planezio. Rimessa in zona d'attacco per la Bakery. Pavia va aggressiva, ancora sul limite del 5 secondi. Fa le mani di Perin che prende il blocco di Sacchettini, si prende un arresto e tiro, va a realizzare dopo un paio di forzature. Perin è giocatore sicuramente di
gran classe, va a realizzare 58 che attacca, 6-7 che si difende, 7-21 per arrivare ai titoli di coda. Palla nelle mani di Lele Rossi, l'end-off con Piazza che si butta dentro, va a scaricare un altro pallone per Torgano che va a realizzare da tre punti. Seconda tripla per il Pistolero, 61-67, ora due possessi soli di vantaggio, 13 per Torgano. Pavia prova a rimettersi in partita, Pedroni penetra, scarica per Sacchettini che ha un tiro aperto e va a realizzarlo. Piacenza non perdona, comunque gran qualità offensiva per la truppa di Federico Campanella. 61-69, 8 da recuperare per la Risoscotti punto edile. 3 con palla in mano, forza da 3 punti senza ritmo, la sbaglia, non grande scelta di Momo. Piacenza che torna in attacco, Pavia deve produrre il massimo sforzo difensivo, la ricezione di Sacchettini contenuta da Piazza che ora spende un fallo e manda in lunetta il nostro ex centro. E il terzo fallo per Piazza, due tiri liberi per Sacchettini che peraltro è un ottimo tiratore di liberi. Cambio per Baldiraghi, fuori Piazza che ha dato molto in questo quarto periodo, dentro Donadoni, quindi sarà Touré a fare il playmaker. Donadoni in guardia, Torgano nello spot di numero 3, quindi quintetto maggiormente fisicato a disposizione di Baldiraghi. Uno due di Michael Sacchettini, tre possessi pieni di margine per Piacenza. Donadoni che supera la metà campo, l'uscita di Touré sul quale spende fallo Marco Planezio. Body check piuttosto evidente per l'ex lungo di Varese e Cesena. Chiusi da tribunetta che provano ad incitare, a svegliare un pallavizza fin troppo silente. Palla nelle mani di Donadoni, spalla canestro, Touré che va a attaccare Perin. Perin spende il fallo. Secondo fallo per Perin. Quarto fallo di squadra per i ragazzi di Federico Campanella. La rimessa per Donadoni che va da Lele Rossi, attende Donadoni per il consegnato, poi va a ribloccare. 9 secondi, si va da Rossi, il flottaggio della difesa piacentina però è in ritardo e Rossi va a trovare due punti comodi, 10 anche per Rossi, 7 da recuperare per Pavia. Il palle mani di Planezio che ha un comodo tiro dal mezzo angolo e va a realizzare. Piacenza che ha punito sistematicamente nel momento in cui Pavia ha provato ad accorciare la forbice, l'uscita di Donadoni che va da Torgano, ritorna, palla alle mani di Touré che attacca, Donadoni una finta, aperto per Nasello che va da tre punti, sbagliato, rimbalzo di Sacchettini, controlla Perin. Piacenza con possibilità di ripartire, si va da Sacchettini, il tocco d'esperienza di Rossi che va a recuperare, quindi Pavia che recupera palla e ora c'è il possibilità di contropiede che Torgano va a mettere su un piatto d'argento per Lele Rossi che va a appoggiare due punti facili facili, 12 per il lungo romano. Pavia che torna a meno 7, 6-5-7-2, ultimi 5 minuti di gioco che vivremo in diretta. Lele Rossi che ovviamente richiama il pubblico pavese per cercare di creare un minimo di effetto bolgia. Doppio cambio chiamato da Campanella, tornano Udon per De Zardo e Sebastian Vico per Perin. 7 da recuperare per Pavia, 4.52 per andare alla sirena di fine gara. Pedroni per Planezio, una mezza idea di attaccare, scarica per Udom che si prende la linea di fondo, lo scarico per problematico per Sacchettini che non controlla, c'è l'ottimo intervento difensivo per Donadoni che va a costo subisce il fallo di
picco, non arriva il canestro, saranno comunque due tiri liberi per Alessio Donadoni. Pavia deve necessariamente mordere in difesa, cercare di andare forte, di tenere i contatti, di andare forte sulle linee di passaggio. Per chi si è collegato in questo momento da Facebook, Pavia ha ripreso colore in attacco, sono arrivate due triple aperte messe dal pistolero Marco Torgano e soprattutto sono arrivate buone iniziative dal palleggio, qualche canestro in arresto tiro di Andrea Piazza che è stato anche molto importante per dare aggressività, per alzare il tono della difesa di casa. Donadoni che va a realizzare da cronometro fermo. 2-2, 1-2 per il Brianzolo, sbaglia il secondo e c'è il fallo inutile, speso Nasello, fallo di pura generosità. È però il quarto fallo per Ferdinando Nasello, sicuramente brutta notizia per Pat Baldiraghi. 6 da recuperare per Pavia. Piacenza è sempre stata chirurgica ogni volta in cui Pavia è tornata a due possessi di svantaggio a mettere canestri importanti. Abbiamo sottolineato nel terzo periodo questa capacità da parte di Vico. Ora Vico affidato alle cure di Donadoni, cambio difensivo marcato dalle Rossi, ovviamente lo attacca, va per Birindelli, Birindelli fuori da Udom, una finta, va a tirare da due, sbaglia, rimbalzo strappato a notevole altezza dalle Rossi, Pavia che può tornare per provare ad accorciare la forbice, Rossi che arriva a rimorchio, ora buon pallone di Touré per Rossi che può attaccare sulle Birindelli sulle tacche, si muove in palleggio, semigancio sinistro, sbaglia Lele Rossi ma dal lavoro di Nasello per l'extra possesso, Pavia che può rimanere in attacco, 10 secondi da giocare, Touré con palla in mano, 6 secondi, Touré che batte, si arresta, apre per Nasello, aperto da 3 punti, sbaglia Lele Rossi però a posizione, a rimbalzo offensivo c'è il fallo fischiato a Vico. Dimostrazione che quando la palla gira arrivano anche le possibilità di farsi sentire a rimbalzo d'attacco. Due tiri liberi a disposizione di Lerossi visto che Piacenza è in bonus. 3:43 da giocare, ora Pavia è pienamente dentro la partita, prova a giocarsi il finale in volata. 3:43 per andare ai titoli di coda, due tiri liberi a disposizione di Capitan Rossi. Sbaglia il primo tentativo a cronometro fermo. Realizza morbido il secondo. Sono 5 da recuperare per la Riso Scotti, punto edile Pavia. Donadoni va aggressivo su Perin. Perin che cerca il contatto, l'uscita di Udom, il taglio lungo la linea di fondo di Touré. Riesce a rimanere con lui, il pallone di Vico per Udom, la tonnara pavese si chiude e arriva un altro recupero, pallone importante, importante come Pavia sta alzando i giri della propria difesa, palla per Rossi che può attaccare Birindelli, una finta di Lele per Donadoni, però l'attacco non deve rimanere fermo quando la palla va in post basso, una delle cose sulle quali Baldiraghi ha insistito in questo mese di preparazione è ovviamente che i compagni siano comunque attivi, vadano a fare blocchi, vadano a fare dei movimenti nel momento in cui la palla è in post basso, anche perché Rossi è molto bravo a cambiare lato, quindi a fornire degli assist a velocità siderale per i tiratori aperti in arco. Rimessa in zona d'attacco, Momo Touré, 13 per chiudere il possesso, Momo Touré va a forzare due punti, va a realizzare un gran canestro in fade away, 69-72, un possesso di margine per Piacenza, ora anche il Pallavizza si fa sentire, Planezio il consegnato per Vico, per Perin, marcato da Donadoni, Perin va da tre punti, la sbaglia, un balzo controllato da Nasello, Pavia può ripartire, andare a giocarsi la palla del potenziale pareggio, 2:42, Donadoni batte in palleggio Perin, torna da Nasello, Donadello una mezza idea di attaccare, va invece da Momo Touré, Momo Touré da Lele Rossi, tiro piazzato dalla media che Rossi sbaglia, Nasello prova a tener vivo, rimbalzo controllato da Perin, 2:27, 6-9 per chi difende, 7-2 per chi attacca. Partita comunque di buona qualità, anche siamo solo in pre-season, aperto Planezio, in ritardo Donadoni e arriva la bomba. Ancora una volta la qualità di Piacenza che ha sempre punito ogni esitazione della difesa pavese. Touré prova a rispondere da tre punti, sbaglia, rimbalzo controllato da De Zardo. 69-75, ultimi due giri di orologio che partono in questo momento. 6 di vantaggio per la Bacheri, la ricezione di De Zardo.
dico sui blocchi, la ricezione in questo momento marcata da Touré, il palleggio dell'argentino che si prende una soluzione, il resto è tiro, la sbaglia, rimbalzo controllato da Birindelli che sbaglia, dopo rimbalzo offensivo e al pallone, non dico per chiudere ma quasi. Pavia ancora viva, vediamo se riuscirà a trovare un buon tiro. 1.29 da giocare, Touré dal palleggio per Nasello, posizione profonda di Rossi che attacca Planezio, c'è il fallo di Vico in aiuto. Birindelli che si rammarica per il canestro non difficile che ha sbagliato dopo aver controllato un buon rimbalzo offensivo. Cambio per Pavia, torna Andrea Piazza, fuori Alessio Donadoni. Tutti i liberi a disposizione di Lele Rossi. Sei da recuperare per Pavia. Rossi che sbaglia. 1-3 dalla linea della carità per il lungo romano. Punteggio cristallizzato sul 6-9-7-5. A bersaglio la seconda conclusione. 70-75, ma il cronometro cammina ed è ovviamente amico della Bakery. Palleggio prolungato di Perin. Va a attivare Birindelli. Birindelli sulle tacche, il giro e tiro del Gaucho. Va a realizzare un gran canestro. Si fa perdonare per l'errore precedente. 7 di vantaggio per Piacenza, ultimo minuto di gioco che parte in questo momento. Per Pavia serve davvero un'impresa, serve soprattutto un tiro rapido. Touré in angolo, aperto da 3 punti, va a realizzare dopo l'ottimo ribaltamento di lato da parte di Torgano. 73-77, 4 da recuperare ma mancano 49 secondi. Palla nelle mani di Vico. Piacenza che ovviamente giocherà con il cronometro questi ultimi possessi. Il cambio difensivo marcato da Lele Rossi, Vico, lo attacca in palleggio, va fino in fondo e va a realizzare. Minuto di sospensione chiamato da Baldiraghi. 73-79, quindi ancora 2 possessi pieni di margine per la truppa di Campanella. Time out chiamato da Pat Baldiraghi, andiamo a dare un riepilogo delle cifre individuali. Per la Riso Scotti, punto edile, sono 9 di Piazza, 14 di Rossi, 13 di Torgano, 18 di Touré, 14 di Nasello, 5 di Donadoni. Per la Bacca di Piacenza sono 12 di Planezio, 9 di Perin, 18 di Vicco, 9 di Birindelli, 7 di De Zardo, 6 di Udom, 9 di Pedroni, 1 di Zumbel, 8 di Michael Sacchettini. Squadre pronte a tornare in campo, ultimi 32 secondi di gioco, 6 da recuperare per Pavia. Pavia chiamata davvero all'impresa. Rimessa dopo il minuto di sospensione, ovviamente in attacco per la Riso Scotti, punto edile, Donadoni ad occuparsi di questa operazione. Ultimi 32 secondi in cui Lele Rossi sta seduto, quintetto piccolo schierato da Baldiraghi. Piazza che va ad attaccare per Touré, che però calpesta la linea laterale, c'è rimessa, palla persa per Pavia e probabilmente il match va in ghiaccio in questo momento. 28 secondi ai titoli di coda, vediamo se Pavia proverà a spendere un fallo, lo spende in questo momento Marco Torgano. Saranno 2 tiri liberi a disposizione di Sebastiano Perin per mettere il punto esclamativo al ride esterno della Bakery, che ha confermato comunque assolutamente qualità di organico, qualità e profondità di organico, trovando comunque
protagonisti in costante alternanza. Pedroni protagonista, Pedroni e Udom protagonisti dell'allungo nel secondo periodo. Dico che dopo l'ottimo inizio poi ha marchiato a fuoco il terzo periodo, nel quale Pavia ha provato a rientrare e Vico ha messo quei 5 punti davvero di importanza capitale, e in questo quarto periodo comunque sono venuti fuori giocatori del calibro di Planezio che ancora una volta hanno frustrato le ambizioni pavese. Ora tripla di Piazza che va a realizzare dalla lunga, 76-81, 12 per l'ex regista della Virtus Padova. Mancano 15 secondi, c'è il fallo speso da Donadoni su Vico. Fallo di Donadoni, due tiri liberi per Sebastiano Vico. Quinto fallo per Alessio Donadoni, entra Francesco Barbieri. Alessio con 5 falli. Vico dalla linea della carità va a realizzare il bomber di Santa Fe, 82-76, due possessi pieni di vantaggio per la Bacheri. Vico che va a realizzare il secondo, 83-76 è il margine ospite. Ultimi 10 secondi, Piazza, l'uscita forte di Planezio, Piazza va da Touré, Touré che riapre in angolo per Barbieri che scarica per Torgano, la tripla del pistolero che sbaglia, c'è qui Bacheri di Piacenza che sbanca il Palavezza, 76-83, ripeto, confermando le grandissime qualità tecniche e di profondità di organico. Punto edile, Riso Scotti ancora con qualcosina da limare, ma nel momento in cui comunque c'è stato da difendere, i ragazzi di Baldiraghi hanno mostrato gli artigli. Ricordiamo ancora una volta che la rotazione di Baldiraghi è stata accorciata di nuovo, non è stato possibile disporre di Teo Fabi, giocatore comunque importante. Prima di chiudere il collegamento, speriamo che i nostri tifosi abbiano apprezzato gli sforzi di fare questa diretta un po' artigianale. Andiamo a dare un'occhiata agli tabellini individuali. L'appuntamento per il prossimo match ovviamente al tra due settimane, derbissimo con Vigevano, mentre la seconda giornata di Supercoppa Centenario per la Riso Scotti punto edile Pavia sarà in quel di Fiorenzuola. Punteggi individuali dicono per Pavia 12 di Piazza, Barbieri è entrato senza realizzare, 13 di Torgano, 18 di Touré, 14 di Nasello, 5 di Donadoni, 14 di Rossi. Per quanto riguarda la Bacheri Piacenza, 12 di Planezio, 11 di Perin, 20 di Vico, 9 di Birindelli, 7 di De Zardo, 6 di Udom, 9 di Pedroni, 1 di Zumbel, 8 per Michael Sacchettini. Dalla Palavizza è tutto, da Paolo Rappoccio la più cordiale buona serata a tutti gli amici del basket che hanno avuto la pazienza di seguirci, al prossimo!